Se amate le performance sull'acqua, dovete assolutamente conoscere questo cantiere americano. Marine Technology Inc. Abbiamo già provato questo modello nella versione fishing. Questa è quella da diporto. MTI V42. Come si arriva a costruire barche da diporto dalle prestazioni eccezionali? Dall'esperienza delle competizioni, il fondatore di questo cantiere è Randy Sisson, un campione di motonautica. MTI 42 è costruita con fibre di vetro multiassiali di tipo E, con resina epossidica infusa sottovuoto. L'hardtop è addirittura di carbonio. Tutte le scocche vengono poi cotte in forno in modo da ottenere le migliori prestazioni di durata e affidabilità delle strutture. Forse potrà sembrarvi strano avere dei portabicchieri qui nello schienale dei sedili, ma sono pronto a scommettere che questa barca è così stabile che il vostro cocktail non si rovescerà. Gli americani amano avere tanta potenza, no? Non solo a poppa per spingere la barca, anche per ascoltare la musica. L'impianto audio ha più di 30 altoparlanti e 5.000 watt di potenza. Ora vi chiederete perché qua non c'è il cuscino, perché non serve e in questa maniera si può aprire meglio il gavone. C'è molto da imparare da MTI, anche a fare i divani. Questo è comodissimo. Nella cabina sottocoperta hanno ricavato la toilette, un angolo bar e un divano che si trasforma in cuccetta matrimoniale. Siccome la leggerezza e l'eleganza sono importanti, i rivestimenti sono di carbonio. Questo modello ha 4 verado da 400 cavalli, 1600 cavalli totali. Quale sarà la sua massima velocità? Lo stiamo per scoprire. Abbiamo già provato il 42 piedi di MTI, ma quello aveva 4 motori da 350 cavalli, qui invece ne abbiamo 4 da 400. Quindi il nostro obiettivo oggi è battere la velocità che avevamo stabilito allora. 66 nodi. Riusciremo ad essere più veloci? Potreste pensare che la maggiore potenza renda facile questo compito. Forse in realtà la barca è diversa. Questa è la versione da diporto, allestita con più accessori, con più arredi, molto più elegante e quindi anche un po' più pesante. In partenza, complice anche il peso di quei 4 fuoribordo piazzati sullo specchio, teniamo il trim basso e diamo gas con un po' di decisione per stenderla subito sull'acqua. Poi togliamo un po' di gas e stabiliamo qual è la minima velocità di planata. 13 nodi, 2100 giri motore. Non ha senso andare così piano con una barca come questa. MTI ha vinto oltre 20 titoli mondiali in diverse competizioni. Pensate che sia un caso? No, io direi proprio di no. E proprio da quell'esperienza oggi costruiscono barche da diporto che dichiarano le più veloci e le più sicure. Sarà vero? Noi intanto lo verifichiamo con questa. Alla velocità di 25 nodi, sì, lo so che il dato che sto per darvi non vi interessa, ma per la cronaca, il consumo è di circa 4 litri per ogni miglio di navigazione. I motori sono a 3200 giri minuto. La
La crena di questo scafo è un po' particolare, è a V, ma al centro della sedichiglia c'è un piccolo tunnel che serve per dare più direzionalità allo scafo e forse anche per renderlo più veloce. Poi ovviamente ci sono i pattini longitudinali e gli step trasversali. Insomma, è frutto di un disegno molto complesso, testato tante volte nelle competizioni e alla fine utilizzato anche sulle barche da diporto. Siamo a 30 nodi, 3400 giri minuto. Si naviga che è una meraviglia, anche se qui le onde si sono fatte più alte e il vento un po' più forte. Ma non dovete temere il vento, perché ci sono i deflettori laterali e anche le porte sui passavanti che tolgono aria dal cockpit. Tutto a bordo è stato realizzato da persone che hanno una grande esperienza nelle competizioni. Un altro dettaglio, per esempio, l'ancora di prua è saldamente incastonata nel vertice perché non debba vibrare e soprattutto non debba urtare lo scafo e magari danneggiarlo quando si va molto veloci. Il capo è lungo 12,8 metri, è largo 3,5 metri e pesa quasi 7000 kg a secco. Ma c'è un altro numero che a me piace sempre dare e che vale la pena di sottolineare. Il V-Drive a pompa è di 24 gradi, esagerato, per andare forte anche sul mare mosso. Le forme di questa carena permettono di impostare delle virate da paura. Guardate! Una tenuta di rotta incredibile! In pochissimi metri si compie un'evoluzione completa di 360 gradi. La forza di accelerazione laterale, vi giuro, è pazzesca! Stiamo navigando a 45 nodi, se ne frega delle onde, del vento, va dritta come un fuso, potrei dormire. È favolosa, non è solo veloce, ti mette anche il gusto di guidarla, è piacevole perché sai perfettamente dove la stai portando. Dove la sto portando? Alla massima velocità! Ora cambiamo un po' l'angolo di incidenza dello scafo. Diamo un po' di trema ai fuori bordo, li portiamo, diciamo, intorno al 20% della loro inclinazione. Ok, stiamo navigando a 60 nodi, siamo a 6000 giri minuto. Ma ce n'è ancora, alzo ancora un po' il trim. Ok, guardate che favola, guardate come si tiene. È delizioso, è fantastico. Sentite il rombo? Peccato che non proviate le sensazioni che sto godendo io. Siamo a 68 nodi. Adesso facciamo una variazione, proviamo ad alzare un po' il trim dei motori laterali. È una finezza per trovare ancora quei due nodi che ci servono per battere ogni record. Eccoci, 6700 giri minuto, 70 nodi, wow! Con una carena così, la coperta può solo accompagnare. Beh, forse questa frase non è proprio chiara, allora mi spiego meglio. Con una carena così ve ne potete fregare della coperta, degli allestimenti, degli arredamenti. Sapete che avete una barca che vi permette di fare cose straordinarie sul mare.